Salve a tutti e benvenuti alla terza puntata di Addicted to Myth. Oggi voglio snocciolare una questione particolarmente interessante, ovvero quella relativa al discorso lunghezza dell'amo e del corpo della ninfa. È un'usanza comune fra i costruttori delle ninfe di utilizzare spesso ami sovradimensionati rispetto all'effettiva necessità e alla lunghezza del corpo finale della ninfa stessa. Ma questo perché avviene? Beh, avviene pur penalizzando a volte la silhouette o l'aspetto generale della ninfa, perché sicuramente le performance sono migliori in termini di cattura e di ferrata del pesce. Consente inoltre di avere la possibilità di utilizzare delle bead sovradimensionate, mantenendo comunque alto il potere penetrante dell'amo, non chiudendo troppo il gap. Vado ad illustrarvi ora due dressing figli di due tipologie diverse di ami, ovvero un amo grub con una ninfa con un corpo più piccolo e quindi sovradimensionata l'amo rispetto all'effettiva necessità del corpo, mentre la seconda è un artificiale fatto su un amo con un gambo molto corto ma con un gap molto largo. Due visioni diverse, due facce della stessa medaglia, a voi la scelta di quale sia la migliore strada percorribile, magari con un po' più di cognizione quando andiamo a realizzarla. Cominciamo con quella sull'amo grub. L'amo in questione che vado ad utilizzare è un Dohiku 644 del 10. Al quale andrò ad applicare una testina, in questo caso copper in tungsteno. Testina slotted, proprio in virtù del maggior peso che può avere rispetto a quelle svasate classiche, in questo caso misura 3,8. Come già detto in altre puntate, andiamo a fissare la testina con un goccio di colla cianoacrilica. E andremo a tenerla per far sì che si fermi nella posizione corretta. A volte questi artificiali realizzati con le testine sovradimensionate possono sembrare un po' sproporzionati, ma vi posso garantire che l'efficacia in fase di pesca è veramente notevole. Andiamo ad aggiungere un po' di piombo all'artificiale. Utilizzo questo tipo di artificiali quando, soprattutto all'inizio stagione o dopo le piene, voglio ricorrere a un peso decisamente maggiore della ninfa per poter affrontare meglio determinate correnti più veloci o scendere nelle buche. Prendiamo del filo di piombo e per favorire un po' la conicità dell'artificiale lo andiamo a schiacciare con lo spillo di servizio. Questo favorirà un minimo di conicità. Andiamo ad avvolgere il piombo fino a mandarlo in battuta sulla bead. Ecco qui. A questo punto vado a prendere il filo di montaggio, in questo caso un Techstream Standard Chocolate 8.0. Non utilizzerò tutta la lunghezza del grub, ma mi fermerò molto prima di quanto mi fermerei normalmente in una realizzazione normale. Prendo del filo di rame Techstream Medium e lo vado a fissare. Attenzione perché sto mettendo il rame in battuta, come vedete, sul piombo. Quindi non vado a sovrastare il piombo, ma questo farà sì che eliminerò lo scalino. Lo vado a coprire. Il corpo dell'artificiale è una classica fish and tail, quindi vado a prendere delle fibre prese dalla coda del fagiano maschio . La scelta della coda del fagiano è importante che sia fatta con
criterio. Le punte devono essere perfettamente integre e deve essere di buona qualità, quindi dovete vedere che abbia una luminosità particolare la coda, da non compromettere poi in fase di avvolgimento e in fase di pesca la tenuta del fagiano stesso, rompendosi e quindi buttando di fatto l'artificiale. Prendo le fibre e vado a realizzare la coda dell'artificiale, coda che fisso e vado a regolare, come già visto in altri montaggi, della lunghezza desiderata senza esagerare. Ci fermiamo con il filo laddove realizzeremo il torace e cominciamo ad avvolgere il fagiano. Lo fermiamo. E tagliamo l'eccedenza. A questo punto un piccolo nodo per evitare che in caso di rottura si sciolga tutto. Prendiamo il rame che abbiamo fissato in precedenza e lo iniziamo ad avvolgere in senso contrario al fagiano. Questo lo rinforzerà maggiormente e renderà più visibile il rame. Come vedete, io ho sfruttato una piccola parte del gambo dell'amo. Quindi con il flashback di Flybox andiamo a realizzare la sacca alare dell'artificiale. Lo taglio con la classica configurazione a punta. Lo vado a fissare. Cercando di mantenerlo nella parte superiore dell'artificiale. Vi consiglio sempre di guardare ribaltando prima di fissarlo il corretto posizionamento. A questo punto andiamo a realizzare il torace. Contrasto cromatico per ninfa molto efficace, cera, dubbing di coniglio misto angelina. Vado a ribaltare il flashback. Rimuovo il filo di montaggio. Prendo del filo standard 80 fluo hot orange di Techstream. E vado a realizzare il collarino.
tiro per bene il filo di montaggio per evitare che rimanga un pezzettino e lo rimuovo. A questo punto, per aumentare la resistenza della sacca, colla Proformic. Questo aiuterà anche a fermare il filo di montaggio arancione. A questo punto estraggo delle fibre. Ed è pronta per andare in pesca. Di sicuro è una delle ninfe più efficaci che potete avere all'interno delle vostre scatole. Amo Grub, corpo leggermente sottodimensionato rispetto all'effettiva necessità dell'amo, molto performante. Il secondo tipo di artificiale che vado a mostrarvi è proprio su un amo molto corto, ovvero il Claw C240. Andiamo a vedere la particolarità di questo amo. Come vedete, ha un gap molto largo e un gambo molto corto. Vado a inserire una pallina decisamente sovradimensionata, sempre metallic pink. E vado a fermare la testina proprio in quella posizione corretta. È un amo del tutto riconducibile a un jig come forma. Come potete vedere, lo spazio costruttivo è veramente ridotto, ma il gap è molto largo. Filo di montaggio andrò a utilizzare direttamente uno standard 80 fluo hot orange. Arrivando fino a praticamente all'inizio della curvatura dell'amo. Vado a realizzare uno spot in coda con del microfloss fluo red. Sfruttando il peso del bobinatore lo metto in posizione, stringo, ribalto un'estremità, lo intreccio leggermente per mescolarlo e taglio l'eccedenza. Mi interessa avere uno spottino piccolino, non uno streamer. A questo punto vado a realizzare l'addome. Addome fatto con il Pearl Tinsel Pearl Red. Vado a fissare
il Per Tinsel a ridosso dello spot. Cerco di dare con il filo di montaggio, in questo caso l'8-0 sicuramente mi aiuta a riempire gli spazi, e do un minimo di conicità all'artificiale. Comincio ad avvolgere a questo punto il Per Tinsel. Avendo cura di coprire bene tutto il corpo. Qualora ce ne fosse bisogno, sfruttando il tinsel, posso continuare comunque a dare conicità all'artificiale, aumentando la densità del materiale. Per dare un minimo di movimento in più e per dare anche un tocco di naturalezza in più all'artificiale, a questo punto vado a realizzare un collarino fatto con del CDC. Prendo due piume di CDC e con l'ausilio dell'apposito attrezzo e di un pezzo di filo di rame vado ad inserirlo all'interno della pinza. Forbici a lama lunga, recito il calamo, a questo punto il filo che avevo lasciato pendere sarà libero da torsioni, lo posso allargare con l'ausilio di uno spillo di servizio. Un velo di cera, solo per intrappolare meglio le fibre. Prendo la pinza, inserisco all'interno del filo le fibre di CDC . Trattengo con le dita il filo e comincio ad applicare una torsione. Vedete il movimento che faccio con le dita? Serve per trasferire tutte le torsioni. Quando sarò certo che il filo sarà completamente ritorto e il CDC intrappolato, vado a tirarlo, vedete che non fuoriesce, e inizio ad avvolgerlo, pettinandolo all'indietro. Se dovessi vedere che è troppo, comincio a sfibrarlo un pochettino. Preferisco metterne sempre un po' di più per evitare che, magari perdendosene un po' durante l'avvolgimento, poi alla fine venga un collarino troppo fino. Ribalto indietro il CDC, faccio due nodi.
non tagliate il CDC, mi raccomando, in questo tipo di meditazione, al limite lo strappate, io lo strappo generalmente a filo dello spottino. Abbiamo realizzato su un amo a gambo corto ma molto pesante visto la misura della testina e molto performante visto il gap, una ninfa sicuramente molto efficace. Bene ragazzi, che dire, la terza puntata di Addicted to Nymph finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi dato come al solito degli spunti costruttivi e avervi migliorato al morsetto per la realizzazione delle ninfe. Non mancate alla prossima puntata.